Bentornati amici del gameplay su Game Over Size. Sono tra 90, siamo su Metal Gear Survive. C'ho parecchie cose da dirvi riguardo quello che è successo, la serie. Allora, prima ho registrato un episodio dove andavo a prendere i wormhole, ma la recensione non è andata a buon fine. Qualcosa si è bloccato, però adesso io vi descriverò tutto quello che è successo. Cioè, non ho fatto niente, siamo arrivati. Siamo arrivati fino qua giù. Ho sbloccato il teletrasporto e preso i wormhole, basta. Qua c'è una zona pulita, queste qua sono zone pulite, ragazzi, senza nebbia. Senza la nebbia. E qua credo che possiamo mettere in indicatore sia di acqua che di... Vabbè, comunque sì, acqua che... E che lupi anche, ci sono anche i lupi. Quindi è meglio tenere a mente. Allora, se avete visto la live scorsa, abbiamo preso del equipaggiamento e un'arma abbastanza importante, abbastanza imponente. Ora, se riesco a farvi vedere il mio equipaggiamento, vi faccio vedere. Abbiamo preso, praticamente, eccolo qua, il giubbetto tattico verde, che ci dà delle abilità, e i guanti tattici, che ci danno altre abilità. Poi abbiamo sbloccato una specie di doppietta, un fucile a canna liscia, che è molto molto forte, verde. Poi nell'andare a prendere il wormhole abbiamo preso la lancia verde, che adesso equipaggerò al posto dell'arco per vedere un po' come mi trovo. Al posto di sta mazza io mi porterei a sto punto il macete. Vabbè, lasciamo a sto punto la mazza, tanto abbiamo la lancia che è abbastanza forte. Abbiamo la pistola, ok, abbiamo quasi tutto. Allora, nostro obiettivo, parlare con il wormhole. Prendete sto wormhole, in teoria dovrebbe consentirci di tornare a casa, oltre che estrarre energia Iris. E oltretutto Reeve ha già espresso la sua idea di voler andarsene subito, mentre la dottoressa vorrebbe rimanere ancora di più. Abbiamo visto i campi di patate. Poi un'altra novità incredibile: finalmente abbiamo, dopo aver recuperato il wormhole, abbiamo il falò che può cuocere l'acqua pulita. Quindi io adesso, ragazzi, insieme a voi andrò a prendere l'acqua. Quale vera abbiamo già cacciata all'inizio prima. Quindi andiamo a prendere un po' d'acqua sporca. Ho visto anche le cose rispawnano. Attenzione, le cose rispawnano. Cosa ha rispawnato? Questa cosa non me l'aspettavo, che le cose potessero respawnare qui intorno. Quindi finalmente avremo la barra della sete sempre quasi comunque alta. Andiamo subito a testarlo. Va anche il flacone grande. Ci ha usato tutta l'acqua sporca. Quindi non conviene farlo. Non conviene farlo. Porco cane, mi tocca andare a pialartri. Ho usato quello grande. Non dovevo usarlo quello grande. Ma il cibo dovremmo averlo anche con le reazioni. Comunque adesso sappiamo anche dove andare a cacciare. Un pochino meglio. Ok, fatto questo iniziamo a giocare. Io adesso credo che dovremmo cominciare a estrarre l'Iris. Però ci attaccheranno. Spero che sia facile, perché non ho messo recensione niente. Ora vedremo. Però intanto fammi andare a fare l'acqua. Un secondo. Ah, perché serve. Ne fa tre, ne fa. Quante ne fa? Cioè, servono tre sporche per fare una pulita. Questa cosa non è che ci... Non è che ci aiuti parecchio, eh. Siamo a posto. Perderemo, potremmo perdere, eh. Sì, sicuramente. Però facciamolo a sto punto. Proviamo.
Dobbiamo andare qua per andare avanti nella storia. Anche se non ho ben capito questa energia è Iris, come si chiama? Isis, Iris. Non abbiamo capito bene come funziona. Cioè, che serve? Cioè, sto coso ci può portare a casa e... Ah, online questo qua va avanti finché non lo distruggono online, quando giochi online, se avete visto la live. Diventi pesa in essere. Quattro ondate sono. Ci proviamo. Capiamo da dove vengono. Ci proviamo se senza difesa prima che facciamo. Sì, stavo a buttare a pidocchiate proprio. Meglio l'arco adesso. Si possa ammazzare un po' meglio. Non sembrano fortissimi, abbastanza stupidi che invece di fare il giro passano là. Cosa non c'ha, cioè, me l'aspettavo, ma non così subito. Ok, facciamo la tattichina, bellissima tattichina delle spalle. Ma quelli due mi aiutano? Non sono tutti questi. Beh, ci aiutano anche a togliere i detriti, però meno per costruire meglio. Dai, però via un po'. Stanno tutto questi. Dovremmo riparare tutto dopo. Muori. Diamo un sacco di Kuban, per carità. Da qua non stanno attaccando adesso, dai lati. Ora stanno attaccando solo lì. Le reti tengono, quindi... Fine missione, ragazzi. A fare recinzione intorno al campo base. La lancia nuova è forte, molto forte. Stanno arrivando dalla parte opposta adesso. Stanno arrivando dalla parte opposta. Ma i miei compagni non mi aiutano, non combattono. Tutti colpi a tre. La cosa migliore che ci possa capitare. E pure quello grosso.
può ammazzarci molto subito. Quelle spade là, oh. Male. Non me lo cadere di parare, eh. Meno 3 va a fan bene. Ci sta a rompere l'anima. E dai. Però ragazzi, piano piano ci si va alle spalle. Prima che esploda. Parte opposta. E allora, se quello mai, se Riff è un soldato e mi aiutasse, ma sarebbe l'ideale. Anche con un bastone è più utile che stare fermo. Attenti, questi veramente ti mangiano dopo un secondo. Sì, aggrappatevi alla rete come imbecilloni. Manca un minuto, dai ragazzi, manca un minuto. Di là sono solo entrati, mi sa. C'è da essere un pochino troppi, eh. Allora mi tocca usare questa. Riesco anche a prenderli, quello è il problema. E questa lì frantuma. Quella lì frantuma molto male. Purtroppo sono di livello basso, eh. Di livello 3. Noi veramente finiamo male. Guarda questo sfacciato che sei. Sfacciato che sei. Dovremmo avercela fatta. Questo è quello che capita sempre online, si è rotto, lo so. Riff, mi sa, può tornare a casa, eh? No. E c'è rimasto male. Tanto male. Wormhole type 付きの停止を確認. Finita male. Vabbè, non credo che ci abbiano distrutto poi troppo, Perché si è fermato? C'era abbastanza energia, quindi serve questa energia, come si chiama, Iris. Non è sufficiente. Iris, quella Iris. Chi è? Ma se Goodluck è lui il traditore della squadra? Ora
調査計画の責任者は彼は解任された。度重なる命令違反や独断専行に puoi essere stupendo in una squadra, quella vecchia, la squadra Caronte che ha tradito. E ma chi dà retta? Good luck による独断だ。我々の機関による正式なものではない。Good luck はおそらく君にカロン部隊のデータを回収させることで、だが彼の企みは失敗に終わった。お待ちください。任務情報にはキャプテンにとって必要なデータの回収という項目があり。必要なデータ、あはあ、腕の剣かね。安心してくれキャプテン、グッドラックが君を利用するためにでっち上げた。腕の剣って、なあ、すまない、こちらの話だ。とにかく全ては一人の欲にまみれた。では、そのあれ、あれだっぽストラノ。Allora, o siamo davanti a un colpo di scena, però cioè, nel senso che questo è un traditore, questo che parla, quindi è una cosa scritta bene, o siamo davanti a una cosa scritta con i piedi o da delle scimmie. Sono due le cose. Se questo dice il vero, è scritto dalle scimmie. Se questo qua, se c'è qualcosa sotto di più grande, allora siamo davanti a un bel intreccio narrativo. Vediamo. カロン部隊のデータが人類のためになることは事実であるし、もちろん強制を助けましょうキャプテン。できるだけを。さて、どうやらもうすぐこの通信も途切れそうだ。この無線通信を介して私部隊の通信途絶直前に届いたものだ。データの破損が激しく断片的にしかないよ。行き詰まった時は活用してくれ。Okay. Strano, raga, strano, 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 strano. Non so come. Strano, strano. Ma raga, lo sviluppo della trama è interessante. Cioè, è strano. Molto a capire chi c'ha ragione, chi mente e chi dice il vero. Io non saprei, ragazzi. Boh, potrebbe essere qualunque cosa. Arrivati a sto punto, potrebbe essere qualunque cosa, raga. Arrivati a sto punto, boh. Comunque, noi per adesso ci salutiamo qua e spero che il video sia stato di vostro gradimento. Cercherò di non perdere più parti di storia, anche se quella di prima non era importantissima, era solo andare a recuperare quel pezzo lì. Comunque, se volete dei consigli, qualunque cosa, basta che me lo scrivetelo nei commenti, io vi do indicazioni se vi posso dare una mano a chi voglia fare, a chi non riesce a fare qua missione, eccetera eccetera. Comunque, lasciate un like, datemi i vostri pareri su quello che è accaduto, su quello che abbiamo visto. E niente, noi ci vediamo sul prossimo video di Metal Gear o di Monster Hunter o alla prossima live. Ciao ragazzi!